Buonasera, ci troviamo qui per un incontro che incrocia la psicologia e la religione cristiana, e questa sera in particolare il brano delle Beatitudini, perché ogni scienza poi vede delle cose nel Vangelo che sono diverse da quelle che vedono gli altri, e ogni scienza lo guarda secondo il suo punto di vista. Ad esempio, il biblista davanti a un passo così va a cercare i passi paralleli, va a cercare i testi più antichi possibili e così via, e dà delle interpretazioni proprio in base a queste ricerche che fa. Se fossi invece un padre spirituale, allora lo adatterà alle persone che sta conducendo, accompagnando spiritualmente. Il predicatore legge il passo del Vangelo in base alla situazione della gente con la quale vive, alla quale predica, e quindi la legge con quel taglio. E lo psicologo lo legge partendo dalla psicologia che ha studiato, che conosce, che utilizza abitualmente. Facciamo degli esempi. Lo psicologo, quando legge Gesù che insegna a pregare, dice Padre nostro, già si ferma alla prima parola e dice Padre. Quando dici questo, ti torna dentro tutto il tuo vissuto con papà, con tuo padre umano, che hai avuto, conosciuto da piccolo, più in modi diversi, e ognuno rivive quell'esperienza. E poi quando dici nostro, ferma, dice la psicologia. Guarda che tanta gente dice nostro in tanti casi, intanto pensa mio, non nostro, e avanti così lo legge dal punto di vista psicologico. E che cosa vuol dire questo? Non so, pensate un altro passo dove Gesù dice vi do un comandamento nuovo, Giovanni 13:34, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Uno psicologo dice fermati, come si può ordinare di amare? Si può? Come? In che condizioni? Cosa vuol dire dare un comandamento di amare? E lì ce n'è da parlare a non finire. Oppure quando Gesù dice non è ciò che entra nell'uomo che contamina l'uomo, ma ciò che esce dal suo cuore. Marco 7:14-15. Anche lì lo psicologo ne ha da dire a non finire, perché studia proprio questi meccanismi di psicologia, soprattutto psicologia dinamica. Io sono uno psicologo dinamico, quelli che studiano le dinamiche interiori e quindi hanno tante cose da dire. E allora, vediamo cosa abbiamo da dire sul brano delle Beatitudini, su queste Beatitudini. Ah, già che adesso non si staccano più i tappi dalla bottiglia, basta saperlo. Allora, vi leggo il brano. È le Beatitudini di Matteo, ci sono anche una versione in Luca, ma io faccio lo psicologo, prendo un brano e analizzo quello. Matteo capitolo 5, versetti 1-16. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Poi c'è ancora un pezzetto che vedremo dopo, spero di avere tempo. Allora, vediamo che cosa vuol dire essere beato innanzitutto. Beato è un sinonimo di fortunato, è un sinonimo di felice, è un fenomeno che indica alcuni elementi. Il primo, che ha raggiunto qualcosa che un po' tutti vorrebbero raggiungere, e lui l'ha raggiunto, allora diciamo che è beato. Ma poi è beato perché ha raggiunto qualcosa che pochi sono capaci concretamente di raggiungere, e allora vuol dire che rientra in quello ristretto numero e quindi è beato per quello, fortunato, felice. Non solo, ma si pensa che sia qualcosa che riguarda da due elementi. Uno, la buona volontà della persona, la fatica del cammino per raggiungerlo, la perseveranza per arrivarci, cioè hai raggiunto qualcosa che costa fatica, hai raggiunto qualcosa che bisogna perseverare per raggiungere, non hai raggiunto qualcosa di banale, non si chiama beato chi ha raggiunto qualcosa di ovvio, di banale, ma chi ha raggiunto qualcosa che richiede tempo, fatica, impegno per raggiungerlo, e poi ci vogliono anche delle condizioni particolari, cioè si dà per scontato che non tutti sono in grado di raggiungerlo e ci vuole anche qualche c'è anche un fortunato dentro la parola beato, ma soprattutto l'impegno è quello che prevale, ma anche il fatto di avere delle condizioni che permettono con l'impegno, con la fatica, con la perseveranza di raggiungere qualcosa di bello desiderato da tutti. E adesso andiamo a vedere l'elenco delle beatitudini, vedere come sono queste beatitudini. Allora, ci sono due categorie di persone. Ci sono dei beati che noi diciamo, ci arriviamo da soli a dire beati loro. E poi ci sono dei beati invece che diciamo, ma com'è che vengono chiamati beati questi? Secondo me non sono mica tanto beati. E allora lì bisogna capire qualcosa. Ma è scritto chiaramente, bisogna solo coglierlo. Ad esempio, beati i misericordiosi. Cosa vuol dire per uno psicologo il misericordioso? È una persona misericordiosa che sente risuonare in sé la sofferenza degli altri e prova gioia nel sollevarli dalla loro sofferenza. Ad esempio, se vede una persona che ha fame, sente il bisogno di cibo, la richiesta che c'è nella persona e prova gioia nel dar da mangiare a quella persona. Sente questa gioia, agisce in funzione di una gioia che prova proprio nel sollevare l'altro dal bisogno. Sente risuonare prima il bisogno e poi sente risuonare dentro di sé la gioia di aver soddisfatto questo bisogno. Quindi che i misericordiosi provino tante gioie nella loro vita, ecco, questo ci arriviamo da soli. Beati i puri di cuore. Per lo psicologo chi è puro di cuore? Puro di cuore è quello che intercetta i propositi, le intenzioni buone degli altri e ne prova gioia e ne prende esempio. Allora, noi abbiamo dei neuroni specchio, questa non è psicologia ma tutta la fisiologia eccetera, la neurologia si intreccia in diversi modi con la psicologia perché ci spiega come a noi giungono certi stimoli. Noi una volta, prima che Rizzolatti a metà degli anni 90 del secolo scorso scoprisse questa realtà dei neuroni specchio, non sapevamo come si trasmettevano le emozioni. Pensate che si ipotizzava che i cani sentissero l'odore della paura, perché era esperienza chiara che se uno aveva paura il cane lo attaccava, se uno non aveva paura il cane non lo attaccava. Come faceva il cane a sapere se uno aveva paura oppure no? L'idea era, ma il cane ha un olfatto molto sottile,
sente l'odore della paura oppure non lo sente, riconosce così, invece no. I neuroni specchio funzionano anche al di là delle razze, proprio l'umana, la canina e avanti, per cui sì, ci sono dei neuroni in noi che percepiscono l'intenzionalità del movimento e l'emozione dell'altro, i neuroni specchio. I puri di cuore sono quelli che intercettano le intenzioni buone degli altri e ne prendono esempio. E quindi hanno un vantaggio, che sentono un aspetto di bontà attorno a loro che gli altri non sentono. Se uno ha anestetizzato questi neuroni specchio e ha sempre solo esercitato quelli che percepiscono cattiveria, invidia, gelosia, rabbia, avanti, che sono emozioni che ci sono anche, sì, però quella persona continuamente sente risvegliare dentro di sé cattiveria e tutto il resto. Invece la persona che ha allenato i neuroni specchio che riflettono la bontà ritrova dentro di sé tante volte questa sensazione piacevole, i puri di cuore. Beati gli operatori di pace. Anche gli operatori di pace trovano una gioia, un piacere, beati loro, perché sentono nel loro agire il valore di quello che fanno. Uno che si dà da fare per la pace, verità, giustizia, amore, pace, sono elementi per il quale merita impegnarsi, lavorare, fare. E allora ecco che queste persone che agiscono in funzione di questa realtà, la pace è la forma di gioia più profonda che conosciamo, per quello si augura la pace ai defunti, la forma di gioia più profonda, grande e stabile che conosciamo, beati loro che sentono risuonare questa realtà dentro di sé. Dunque, queste realtà sono facili da capire beato, ma ce ne sono altre invece che uno dice, ma è lì dove sta la beatitudine? Come facciamo a dire che sono beati? Beati, pensate, beati i poveri in spirito. Beati i poveri in spirito. Chi sono i poveri in spirito? Beh, non sono i poveri materiali, quindi non è chi non ha casa, chi non ha da mangiare, chi non ha eccetera, chi trova dura la vita dal punto di vista materiale. Poveri in spirito sono quelli che hanno come unica salvezza Dio. Dio è la loro unica salvezza e hanno bisogno di Dio e Dio è sempre ancora da trovare. Nient'altro può saziarli, nient'altro può renderli tranquilli. Sì, va bene, però se hanno fame, se hanno freddo, questo resta un patimento. Allora dov'è che sono beati? Beati gli afflitti. È chiaro che bisogna capire qualcosa, perché se fossero solo beati i poveri, beati gli afflitti, il compito dei cristiani sarebbe rendere tutti poveri e rendere tutti afflitti, dirci dove c'è gente contenta che andiamo lì, li picchiamo fino a quando diventano afflitti, tristi, e allora saranno beati. No, dove c'è gente che sta bene andiamo lì, gli bruciamo le case, gli bruciamo tutto. No, anzi, la nostra religione dice che bisogna dare casa a chi non ha casa, da mangiare a chi non ha da mangiare, allora bisogna toglierli fuori dalla povertà. Allora perché questa povertà? Beati i miti. I miti sono quelli che accettano le ingiustizie su di sé, accettano le sofferenze su di sé per non far male ad altri, per farle cessare. E pazienza, perché per far cessare quel disturbo dovrei recare disturbo ad altri. E piuttosto di recare disturbo ad altri, resto disturbato io. Questa è la persona mite. Non è un debole il mite, è uno che fa una scelta coraggiosa e forte, ma è una scelta faticosa. E quindi, come fa a essere beato? Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Sono quelli che ci perdono per portare giustizia. Pensate nella storia quanti sono morti per portare giustizia, quanti hanno perso tutto per portare giustizia,
quanto si sono dedicati a realizzare la giustizia, anche a livello sociale, a livelli più bassi, ma anche a livelli più elevati, e sempre portare giustizia e spendersi per questa realtà. Dunque, come fanno ad essere beati quelli che hanno perso quello che avevano per portare giustizia? Questo poi, beati perseguitati a causa della giustizia. Come fa uno a essere perseguitato e essere beato? Perseguitato vuol dire che gli danno la caccia, vuol dire che gli provocano dei guai, che gli fanno dei torti. Come si fa a dire beato? Questo perché a causa della giustizia. Oppure alla fine, quando dice beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, anche lì mentono, mi insultano, mi perseguitano, ah, sei beato. Momento, dobbiamo andare a capire delle cose. Allora dobbiamo capire da dove vengono queste beatitudini. Ma non è così difficile, perché basta leggere con attenzione il testo. Di fatto, dopo l'enunciato c'è un perché, c'è sempre un perché, ed è proprio lì la beatitudine. Beati i poveri in spirito, ad esempio, perché di essi è il regno dei cieli. Allora voi capite come la beatitudine si sposta. Non è beati i poveri in spirito, ma beati quelli che avranno il regno dei cieli. Di essi è il regno dei cieli. Beati perché avranno il regno dei cieli. E l'essere poveri in spirito diventa la strada per avere il regno dei cieli. Vi par poco avere il regno dei cieli? Allora si capisce dove sta la beatitudine, sta nella motivazione. Che cosa capita a queste persone dopo la prima parte, che può essere faticosa, come abbiamo visto, può essere di per sé anche gioiosa, come dicevamo le prime beatitudini lette, che già danno gioia di per sé, ma poi ce ne sono tante che invece danno fatica, problema, dolore. E allora la beatitudine dov'è? Dov'è che uno ha raggiunto quello che tutti vorrebbero aver raggiunto? Lo troviamo nel perché. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi a un certo punto, sì, è chiaro che le beatitudini si appoggiano sulla fede. Verrà il regno dei cieli, verrà il regno di Dio. E di chi sarà questo regno? Di quelli che erano poveri in spirito, di quelli che cercavano Dio come loro salvezza. Quindi abbiamo trovato la strada per scoprire le beatitudini in tutti i casi. Vediamo beati gli afflitti, perché saranno consolati, consolati da Dio. Ora, essere consolati da Dio è ben più che essere consolati da una mamma, anche se la Bibbia usa proprio l'esempio della mamma, come il bimbo consolato in braccio alla mamma, sulle ginocchia della mamma e così via. Così Dio, ma riteniamo che Dio valga di più di qualsiasi mamma. E quindi potremmo leggere direttamente: beati quelli che saranno consolati da Dio. Ah, certo che tutti ci credono, beati quelli che saranno consolati da Dio. Certo che ci credo, ma come si fa ad essere consolati da Dio? E allora ecco la prima parte. Si accetta l'afflizione perché vedi tante cose, come dicevamo prima, tanti elementi che non funzionano, tante fatiche, tanti problemi, e questi li accetti perché vuoi vedere qualcos'altro, vuoi raggiungere qualcos'altro. La beatitudine si raggiunge con un certo cammino, non è automatica, non è magica,
Lo psicologo rileva tante volte elementi di magia nella religione. E cosa vuol dire? Che ci sono degli spazi dove la magia è un sistema garantito per ottenere un risultato al di là delle capacità umane. Quindi tutto ciò che, che riguarda Dio può cadere nel campo della magia. Allora, per ottenerlo devi fare dei gesti, dei riti, delle cose. No, la religione guarda il cuore delle persone, non guarda il gesto, il rito, lo guarda se è manifestazione del cuore. Certo che abbiamo dei riti, ma devono essere manifestazione di quello che uno vive dentro, altrimenti non hanno nessun valore. Non è una magia. Pensate ai sacramenti. I sacramenti non sono una magia. Di modo che fatta la magia, siamo a posto. No, ci deve essere il cuore che aderisce, che segue. Altrimenti è magia, ma il Signore non ci sta alla magia. Dunque, beati gli afflitti perché saranno consolati, saranno felici, ma resi felici da Dio. Beati loro. Beati i miti perché erediteranno la terra. E Gesù parla di cose che possono piacere, entusiasmare. Non è che poi ci siano cose così diverse dall'una all'altra beatitudine. Il punto di partenza può essere diverso, il punto di arrivo è la felicità, la gioia, che Gesù esprime con tanti esempi, in tanti modi. Erediteranno la terra, tutto quello che vedi, che è di questo, che è di quello e quell'altro. A un certo punto c'è un salmo che prende un po' in giro quelli che hanno dato il loro nome a tutta la terra. Questa valle si chiama col nome di, quella montagna col nome di, questa nazione, regione, continente col nome di, e poi dove sono finiti quelle persone? Ben al di là del loro nome c'è qualcos'altro di più importante. Qui erediteranno tutte le ricchezze che uno può desiderare. Desiderate delle ricchezze del mondo attorno a voi, ebbene sappiate che saranno i miti che avranno quella gioia che voi pensate di raggiungere, che pensate che uno possa avere se possiede tutte le ricchezze di questa terra. Saranno i miti che avranno quella gioia. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Allora, dicevamo, fame e sete della giustizia vuol dire darsi da fare per portare giustizia, pagare di persona per portare giustizia. Saranno saziati, cioè a un certo punto quella soddisfazione grande, profonda, che volevi raggiungere, la raggiungerai davvero, quella della giustizia. E ci sono dei salmi che già annunciano questa realtà. Il Salmo 33 dice, il versetto 11: i ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Il Salmo 22, il primo versetto: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Questo ritornello che poi si trova anche nel Cantico di Maria, avete presente? Ha rovesciato i potenti dai troni, ha sollevato i miseri, eccetera. Dunque questa realtà di gioia, di pienezza, che per indicare la grandezza di questa gioia, la bellezza di questa gioia, dice: tu hai un pezzetto di terra, quel pezzetto di terra ti dà soddisfazione, ti dà gioia, una cosa bella, buona. Pensa a possedere tutta la terra, quanta gioia potresti avere. Ma solo lì, solo chi ha fame e sete di giustizia sarà saziato, erediteranno la terra, i miti, eccetera. Beati i misericordiosi perché? Perché troveranno misericordia. Allora, Gesù, questo è un concetto che riprende più di una volta. Ad esempio, nel Padre nostro si dice: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. È stato aggiunto quell'anche per sottolineare quel concetto,
Perché prima si diceva come noi li rimettiamo, come anche noi, sottolineare, guarda che, notalo, notalo, che la misericordia che riceverai sarà in proporzione, in paragone alla misericordia che tu usi verso gli altri. Fai attenzione, renditene conto, ricordatelo questo, che se vuoi a un certo punto trovare misericordia, usa misericordia con gli altri. La misericordia ne abbiamo tutti bisogno, perché tolto alcune patologie tipo il narcisista eccetera, che si sente tutto perfetto, lo psicologo non entra nella coscienza, lavora sulla psiche, non sulla coscienza profonda, che è una dimensione che è al di là delle sue competenze, ma nella psiche il narcisista dice: io sono perfetto, è colpa mia se sono perfetto. No, voi non lo siete, ma non è colpa vostra, siete proprio bannessi voi. Io invece sono perfetto. Dunque, tolta questa categoria che ha notevoli problemi, tutti si rendono conto di aver sbagliato, di avere dei problemi, di avere dei debiti in sospeso. E allora troverò misericordia? Certo, come avrai misericordia. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. E i puri di cuore, quelli che intercettano le intenzioni belle e buone degli altri, i puri di cuore vedranno Dio. Vedere Dio è una gioia, ma non è che poi noi passeremo l'eternità, come a un certo punto ho sentito anche, ho letto anche in qualche testo, la visione di Dio sarà la nostra gioia, perché noi resteremo lì per secoli, millenni, milioni di anni, dire che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Insomma, noi non riusciamo a immaginare, a capire, ma noi sappiamo questo, che stare con Lui sarà la pienezza della gioia, vivere con Lui, vivere una certa realtà, che era anche quella che era detto prima, ereditare la terra e così via, non mancare di nulla, eccetera. Così vedranno Dio, come lo vedono nelle buone intenzioni degli altri. Interessante questo parallelo. Il puro di cuore vede dei pezzetti di Dio nel cuore degli altri, e quando si troverà davanti a Lui lo vedrà pienamente. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E tenete conto che nella cultura in cui Gesù si esprimeva, le persone a cui parlava, figlio di Dio non voleva dire come Gesù, che noi diciamo è stato generato, non creato, voleva dire curato in modo particolare da Dio. Ma questo in delle culture in cui il re era figlio di Dio. Sapete cosa è successo in Giappone quando sono arrivati gli americani dopo la Seconda Guerra Mondiale e hanno scoperto che l'imperatore era considerato figlio di Dio? E ha detto: no, assolutamente, l'imperatore Hirohito deve dichiarare che lui non si ritiene figlio di Dio. E l'imperatore che dice: ma dove sta il problema? Ma certo che non sono figlio di Dio, come dite voi. E lo ha dichiarato pubblicamente tutto quello che gli americani volevano, ma perché loro avevano un'idea diversa, avevano un'idea di questo tipo di cultura. Cioè il figlio di Dio è una persona di cui Dio si prende cura in modo particolare. E pensate che l'imperatore Hirohito è stato l'unico capo di Stato, l'unico regnante, l'unico di una nazione che ha perso la guerra e che è rimasto al potere tranquillamente. Sapete cosa è capitato in Germania, in Italia e avanti, in altri stati? E invece lui è rimasto lì tranquillamente, viene da dire, era proprio figlio di Dio, curato in modo particolare da Dio. E quindi questa realtà di figlio di Dio, anche quando Gesù sulla croce, gli altri dicono: se sei figlio di Dio scendi, non intendono figlio di Dio come noi lo intendiamo oggi, intendono
Se tu dichiari che Dio ti protegge e ti difende in modo particolare, scendi dalla croce e vediamo che veramente Dio ti protegge e ti difende così. Ma Gesù intendeva altro. Dunque, questo è i perseguitati a causa, gli operatori di pace, i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Richiama sopra, anche se cambia l'espressione, perché prima diceva perché di essi è il regno di Dio, adesso dice di essi è il regno dei cieli, assolutamente la stessa cosa. Perseguitati a causa della giustizia se ne parla due volte, quelli che hanno fame e sete della giustizia e i perseguitati. Fame e sete sono quelli che si danno da fare, i perseguitati sono quelli che praticano la giustizia e subiscono la persecuzione di chi non vorrebbe che praticassero la giustizia, di chi vorrebbe un'ingiustizia a loro favore, e quindi sono questi. Alla fine, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguitano e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, innanzitutto per causa mia. Già qui non basta essere insultati per dire beato, tutti ti chiamano scemo, sei beato, no no, Gesù dice per causa mia sei insultato e perseguitato. Ma poi va avanti, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Quindi non perché mi dicono scemo e anche peggio, ma perché grande poi la mia ricompensa nei cieli. Allora vedete come la motivazione di queste realtà è basata sul perché, sulla motivazione che giustifica questa apertura, questo passaggio molto bello, molto grande. E Gesù collega quel pezzetto che vi ho detto che vi leggevo dopo, tutto di seguito nel discorso. Gesù dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Sono tante cose interessanti per lo psicologo. Innanzitutto il sale. Il sale è molto poco, non so, pensate di un, non so quanto fate la pasta asciutta, per quante persone ne fate, diciamo mezzo chilo di pasta, tanto per dire, che già per un certo numero di persone, quanto sale mettete dentro? Ne mettete un pugnetto piccolino, tenuto conto che poi la maggior parte resta nell'acqua e viene buttato via. O quando fate l'insalata, quando lì il sale resta tutto dentro, quanto ne mettete rispetto alla terrina d'insalata? E nella carne quanto ne mettete sale? Vedete che non c'è proporzione, è pochissimo rispetto a quello che si mangia il sale. Eppure ha un effetto notevole. I miei mi raccontavano quando durante la guerra in città mancava il sale. Nessuno aveva previsto che venisse a mancare il sale e si sono trovati senza sale e le cose sono meno buone, molto meno buone. Non solo, ma se si continua a mangiare senza sale poi vengono anche dei problemi, perché abbiamo bisogno del cloro, del sodio, eccetera. Quindi sono cose che ci servono proprio, che nel corpo servono. Il sale, raccontavano i nostri vecchi salesiani che erano fuori, che andavano a prendere delle pentoloni di acqua ad una sorgente che dicevano fosse salata, ma dice ma era più una leggenda che fosse salata quell'acqua, ma pur di avere qualcosa in più di che non senza sale completamente. Dunque il sale è qualcosa di minimo, ma che ha un impatto fortissimo. E questo ci insegna che
che noi dobbiamo avere un impatto fortissimo. Ma Gesù va avanti e dice: se il sale perde il suo sapore, che cosa glielo rendi? Io ho letto delle spiegazioni, dicevano che usavano delle pietre refrattarie nei forni, che queste pietre pian piano si sgretolavano a causa del calore del forno, e questo sgretolarsi li trasformava in una polvere bianca che sembrava come il sale, ma di fatti non aveva nessun sapore, quindi era quello il sale senza sapore. Ma avendo riflettuto un poco di più sulla psicologia di Gesù, direi che Gesù amava gli assurdi, i paradossi, li amava perché ne ha fatti tanti, ne ha detti tanti, e quindi credo che anche qui si tratti semplicemente del dire qualcosa che non capita, non è possibile. Il sale lo potete lasciare lì 10.000 anni che non perde il sapore. Pensate, le miniere di Salgemma sono lì altro che da 10.000 anni, quel sale lì ed è sempre quello, è così. Dunque non perde il sapore, e Gesù dice qualcosa di assurdo, tenete conto, se fosse possibile, se capitasse. Non hai niente da rendergli sapore. Cosa fai? Usi il sale per salare il sale? Non serve altro che essere buttato via, calpestato, una polvere inutile. E il paradosso che piace a Gesù. Ci sono altre esperienze di qualcosa che perde sapore? C'è, non so, se voi pensate il rafano, quando è fresco è molto, molto piccante, poi man mano che invecchia perde il sapore, quindi la gente conosceva questo fenomeno, invece il sale niente per questo. Andiamo avanti, vediamo la luce. La luce ha una caratteristica corrispondente. Vi piace la luce? Allora vi punto un bel faro in faccia. Toh, guarda la luce. No. Noi non amiamo guardare la luce, noi dobbiamo guardare alla luce. Qui noi guardiamo tutta la sala, le persone presenti, tutto quello che c'è, perché ci sono delle luci accese. Le luci rendono luminoso l'ambiente e noi lo possiamo vedere, ma noi non guardiamo la luce. Quindi la luce è qualcosa, per certi aspetti, di strano, che la vogliamo, la desideriamo, la troviamo utile, necessaria, importantissima, ma non per guardarla, ma perché ci faccia vedere tutto il resto. Mi serve la luce per guardare l'orologio, questo non si illumina, non si accende, se non c'è la luce non vedo proprio niente. Quindi ho bisogno della luce per vedere l'orologio, non per vedere la luce. Sono delle immagini molto interessanti, perché ci dicono come noi siamo un valore come mezzo, non come fine. Il sale è un mezzo per rendere buono il tutto, la luce è un mezzo per rendere luminoso il tutto. Ma Gesù poi va ancora avanti, ve lo rileggo perché è interessante da notare. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, perché? Notate, vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Questa è bella. Vedono che noi vedono che voi fate delle cose belle e buone e dicono grazie al Signore. E perché non dicono grazie a voi? Perché non dicono grazie a chi fa quelle cose belle e buone? È interessante questo. Perché sta parlando di cose che non vengono dagli uomini, ma vengono da Dio. E quando vedono qualcuno che fa qualcosa che non può venire dagli uomini, chiaramente, per la realtà della cosa, per lo stile, per i contenuti, non può venire dagli uomini, arriva da qualche parte, qualche altra parte. E allora ecco che vedono l'opera fatta da uomini e dicono quanto è grande il Signore, che cose belle che fa il Signore. E questa è una cosa stupenda, che possano rendersi conto della grandezza di Dio guardando le opere degli uomini.
E di uomini che hanno fatto cose di questo genere ce ne sono, e pensate ai santi. Ci sono anche persone che hanno fatto cose che hanno lasciato traccia nella storia come i generali, ma di solito non sono ricordati per cose buone fatte. Spesso sono ricordati per stragi, per distruzioni. Napoleone ai suoi tempi è riuscito a fare 5 milioni di morti con tutte le sue campagne militari, tra gli ammazzati direttamente nelle varie battaglie e i morti in conseguenza di fame, di malattie portate da quelle guerre, e dato la povertà dei mezzi, ha dovuto darsi da fare, ha dovuto darsi da fare. E lo ricordiamo, certo, ma non per dar gloria a Dio, dire quanto è grande il Signore, guarda Napoleone, no, no, noi guardiamo altre persone, che non so perché mi viene in mente Don Bosco, guardiamo Don Bosco e diciamo accidenti. Certe cose vengono da lui, ma mica c'è solo lui nella storia della Chiesa che ha fatto cose grandi. Guardate San Francesco, guardate quanti altri santi hanno fatto cose stupende. Dunque c'è questa realtà, questo paradosso, di guardare gli uomini e dare gloria a Dio. E sono sulla linea delle beatitudini, perché tu vedi uno perseguitato e dici beato lui, vedi uno povero e dici beato lui, però con tutte le condizioni che abbiamo detto prima. Allora è lì che si riconosce Dio e uno si riempie di gioia anche guardando la povertà della nostra situazione umana, di sofferenza e di gioia. Di sofferenza perché senti risuonare in te la sofferenza degli altri, dicevamo i misericordiosi. Sentono risuonare la sofferenza, ma la gioia della presenza di Dio che lavora, che fa e che porta tutta l'umanità verso il suo regno. E allora ecco che le beatitudini diventano qualcosa di concreto da vivere nella nostra realtà. Io mi fermo qua, ci sono domande. Sempre piaciuto. E trovo anch'io che ci sia questa dicotomia tra quelle più comuni e quelle che invece si fa un po' più fatica a capire. Si sente. Trovo che sia uno dei pezzi più belli del Vangelo, proprio dell'Evangelico, delle beatitudini. Anch'io ho trovato sempre questa dicotomia tra le beatitudini che le beatitudini che si individuano subito e quelle che invece si fa un po' più fatica a Sì. capire. Beati i miti mi si ripropone abbastanza attuale, adesso non vorrei saltare così troppo un ostacolo, però vedo che nella realtà di oggi la mitezza viene un po' vista come quasi solo come debolezza, quasi solo come svantaggio delle volte, mentre il mondo è pieno di miti, anche i caratteri delle persone che vedo io nel mio lavoro in giro così, cioè c'è una gran massa di miti e una ristretta minoranza di non miti, per non dire altro. Allora questa cosa mi fa riflettere e dico, ma potremmo alzare un po' l'asticella e fare un cioè tenere come modello un po' la mitezza, in modo che non sia più un modello, ma dato che è così comune, potrebbe essere un po' una pietra miliare, quindi da volte anche ricominciare di fronte a tante cose che succedono, tanti dissidi e guerre, anche minime tra le persone. Era una mia riflessione, ecco. Certo, grazie. Riguardo i miti mi ricorda quando studente giovincello studiavamo la Sacra Scrittura, il nostro professore di Sacra Scrittura non era italiano, era olandese, sapeva l'italiano ma non perfettamente, per cui i miti al singolare faceva il mito, ma il mito in italiano è tutta un'altra cosa,
E noi non riuscivamo a capire questo mito che lui spiegava. Ci è voluto quanto a capire che il mito di cui lui parlava era il singolare dei miti, invece del mite, diceva il mito. E così. Va bene, allora possiamo concludere qui questa serata. Grazie della vostra partecipazione e arrivederci.